museo civico medievale e possiede una collezione assai vasta di libri miniati, di codici miniati che vanno dal XIII secolo al XVI. Ogni sei mesi, ovviamente siccome è impossibile esporli tutti insieme, in una saletta che è stata inaugurata proprio nel 1995 e intitolata ad Alessandro Conti, un grande studioso della miniatura bolognese, esponiamo una selezione. In questo caso si tratta di una selezione particolare, perché abbiamo scelto quelli che sono i capolavori, i pezzi più noti della decorazione libraria prevalentemente bolognese, ma non solo, appunto che vanno dal XIII secolo al XVI. Bologna, come noto, è sede di un'importante università e, insieme a Parigi, dal 200 in poi, è uno dei più importanti centri di produzione libraria e al tempo stesso un centro importante e famosissimo per la decorazione dei libri. Il museo in realtà possiede una collezione assai ricca di corali, quindi di grandi libri, prevalentemente miniati, che erano utilizzati per il canto e la lettura durante le celebrazioni, in particolare della messa. Erano libri di grandi dimensioni che venivano collocati nel coro e che venivano cantati appunto dai frati e dai monaci. Ma naturalmente il museo non possiede solo questo genere di libri, ma anche una collezione notevole di statuti e matricole delle società d'arte bolognesi. Mercato di Piazza di Porta Ravegnana, che è riprodotta proprio nella matricola dei drappieri, della Società d'Arte dei Drappieri del 1411 e che mostra una visione unica, direi, della città. Idealmente vista, come dire, dalla Torre Asinelli, si vede appunto questo mercato estremamente vivace e ricco, dove appunto le persone si provano e comprano ed acquistano tessuti, uno spaccato della vita cittadina veramente eccezionale. Perché Bologna appunto era un grande centro di decorazione libraria, ma al tempo stesso, soprattutto presso i conventi, aveva ospitato l'attività di vari miniatori che provenivano da fuori. Penso soprattutto ai corali di San Michele in Bosco, miniati sicuramente da Niccolò di Giacomo il bolognese, ma anche da altri miniatori toscani, chiamati probabilmente attraverso lo stesso ordine degli olivetani. E la mostra presenta una serie di iniziali ritagliate che provengono dalla collezione di Pelagio Palagi, un grande artista, collezionista, che appunto donò nel 1860 la sua ricca collezione di oggetti archeologici e di vari capolavori, tra cui alcune pagine ed iniziali ritagliate. Alcune infine sono presentate, non dico per la prima volta, ma sono il frutto dell'acquisizione che nel tempo lo stesso Museo Civico Medievale e Musei Civici d'Arte Antica hanno acquisizioni, quindi alcune pagine, tra cui una pagina di un codice giuridico, dicevo come il museo non possieda questo genere, e in particolare quindi documenta anche questo utilizzo da parte dei grandi miniatori in questo genere estremamente importante per la vita culturale della città.